Ciao a tutti, sono qua con il mio amico Siraj El Karshini, giusto? Giusto, esatto. Me lo sono ricordato. È un giornalista sportivo di Bengasi, è stato in Italia parecchie volte, ha collaborato con la Rai ed è un computer del calcio, conosce date, impressionante. Grazie amico. Sì, diciamo, niente, siamo felici qui per l'esperienza italiana qui, che appena arrivati i ragazzi qui, Massimiliano, Raffaelli, Giampaolo, anche Cisidio Oddi, avevamo una grande speranza per essere più professionisti nel calcio qui in Libia, settore giovanile, anche la prima squadra, per la nostra squadra biancorossa si chiama l'Ahli di Bengasi, certo. Anche siamo ottimismi di avere quello successo con i nostri amici qui, soprattutto con Massimiliano, nonostante che lui, purtroppo, tra virgolette, interisti, questo non mi piace perché sono un po'... Scusa, posso dire una cosa? Ok. Ragazzi, questa è una cosa assurda, io ve lo dico. In Libia sono praticamente tutti milanisti. No. Praticamente tutti. Scusi, perché avevamo tante volte festa qui, nella zona famosa, quando la Juventus ha vinto lo scudetto, 80% di gente qui escono nella piazza. Ma io sono libico, da Bengasi, dico la verità, tanti juventini qui, anche milanisti, allora, lo stesso anche interisti. Saluta il mio amico Roby S, tifosissimo della Juve. Ciao Roby S, non lo so la parola, non è Roberto Baggio o Ruby Baggio, ma Roby S, basta Roby S, tu sei il numero 10, diven codino della zona, si chiama Baggio, non credo, no. Comunque siamo felici, anche abbiamo un grande ottimismo anche diciamo per il lavoro nel futuro. Sono molto contento per questo video, spero che avremo questa avventura con i nostri amici per migliorare, per imparare tante così nel mondo del calcio italiano. Io sto facendo un programma ogni martedì mattina, si chiama Il Calcio Italiano, parliamo noi nel nostro programma sul Serie A, anche lo Serie B, il Nazionale dell'Italia, problemi del calcio italiano. Facciamo ogni settimana un collegamento telefonico con ex giocatori, con giornalisti. Per esempio, nella puntata scorsa ho chiamato Nicola Amoruso, l'ex del Juve, anche della Parma, Atalanta, bla bla bla, qualche squadre. Prossima settimana sto preparando una chiamata con Massimo Paganin, l'ex difensore dell'Inter, anche del Bologna, credo che Brescia. Facciamo questo collegamento anche con la presenza, diciamo, o speriamo, con il nostro Massimiliano Greco, sì, nello studio, per far divertire il pubblico qui, per sapere tante cose nel calcio italiano. Ciao, a presto. Però no, non ti faccio andare via così. Devi stare qua, non ti faccio andare via, perché magari noi facciamo i video e sembra che esageriamo, però sembra che il nostro arrivo qui in Libia abbia scatenato molto entusiasmo. Noi siamo ancora increduli da questa cosa, cioè facciamo fatica ancora ad abituarci a credere a questa cosa. Certo, no? C'è diverso per i due paesi, di tanti così, anche voi ce l'avete... Quanti tifosi fa il Bengasi? Per me? I tifosi del Bengasi quanti sono? Tantissimi, la nostra squadra l'Ahli. Sì, lì. Dico che la maggior parte del Bengasini qui amano l'Ahli perché squadra da tante, squadra fondata dal 47, hanno 4 scudetti qui Serie A in Libia, hanno grandissimi giocatori nella nazionale. L'Ahli qui a Bengasi non lo so, come la Juventus in Italia non lo so. Quindi parecchi. Parecchi, esatto. Quindi parecchi. Sì, esatto. Va bene, comunque noi vi salutiamo, ci sentiamo domani dal campo di allenamento, sperando che la sabbia ci faccia uscire di casa. Esatto, perché abbiamo un entusiasmo per iniziare questo lavoro. Ciao a tutti. Ciao.